Ciao ragazzi, io sono Falconero, oggi sono come sempre accompagnato da Elisa. Ciao. Per un nuovo episodio di Disperso in Fallout 4, che adesso non sapevamo come iniziare e in questo momento ci siamo trovati di fronte a questo bel Deathclaw, per cui momento migliore di questo non poteva veramente esserci, per cui partiamo, vediamo un po' che Deathclaw è. Vabbè, purino. Un Deathclaw classico, ma no, ma quale purino? Ma come diventa nostro amico che tu hai bisogna visto? Fare tanto carisma. L'agente Falco è pronto a devastare qualsiasi forma di Deathclaw. No, 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 no. Beh, tanto sono talmente forti che quello che ci colpisce mi sa che... No, fini di colpi! Mini! Niente paura! Mini! Non mi ero manco accorto di aver finito i colpi. Niente l'abitudine di usare quell'arma. Vabbè. Bene, dunque la nostra ricerca di oggi sarà abbastanza casuale perché ero andato all'Emporio di Fallon per andare in questo tanto chiacchierato labirinto horror che mi aveva segnalato Michele. Il problema è che non l'ho trovato, per cui magari Michele, se riesce a essere più preciso su dov'è, io posso riandare... Dov'è che si passa? Perché... Dov'è che si passa? Perché io me lo sono fatto tutto, ma non ho trovato frecce che indicassero l'inizio di alcunché. Che posto è? No, cazzo, ma no. Che... E per il resto, per ora non mi avete segnalato cose particolarmente nuove, per cui non... preferisco andare un po' alla cieca oggi, appunto, non volendo vedere nulla su internet, perché... Sto gioco mi sono imposto che lo voglio scoprire un po' alla volta, senza fare grandi piani e vedere grandi cose, anche perché insomma avevo fatto la stessa cosa pure con Fallout 3. Ma tutta sta gente impiccata? Ah, ma la mitraglia? Purina, la dentro i capelli. Vabbè, ciao mitraglia. Io ho la fattoria pronta per il cane. Sì, allora aspetta che però, visto che stiamo qua, allora vediamo un attimino... Qui in zona cosa potrebbe esserci? Dunque, qua di cose le abbiamo viste tutte, credo. La torre radio che è di fronte a noi, l'abbiamo già scoperta? Ci dica. Aspetta che devo trovare il coso. Ci dica, vabbè, vedo io. Sì, l'abbiamo già scoperta. mentre se vado di qua, niente. Per cui... Là però vedo gente. Ma devo prendere il cane e poi giriamo. Aspetta, lui. Aspetta. Fermi tutti. Ma questi sono civili. Chi è sta gente? Perché scappano? No, mi sa che rincorrono quello. Ah no. Saccheggiatore. Saccheggiatore. Mosca mutante che non si sa bene che cosa c'entra. Vabbè, l'agente Falco è venuto in soccorso della dolce donzella che non si sa bene chi sia. Ok. Ah no. Che cosa? Ma che... La dolce donzella che è un po'... Una fregatura. È leggermente una soccola. come direbbe cosa? Fantozzi. No, Fantozzi non direbbe zoccola, amore. Che Fantozzi te guardavi. Il Protectron. Beh, ma che fastidio ce l'ha. Vabbè, a questo punto direi di andare a prendere il cane, visto che è tanto che non lo abbiamo con noi. Missione dog. Oh no. Oh no! Mandiamocene via! Non ci fa teletrasportare! So 40 anni che giochi a Fallout, ancora però, non t'entra. Però gli abbiamo dato noi fastidio. Sì, ho capito, ma tanto era qua. Sangue da dietro. Stava per bere l'acqua. No, vabbè. Per bere l'acqua. E... Andiamoci a prendere il cane. Vado. Vada. Dunque, abbiamo... perché abbiamo completato la difesa di un avamposto dove in questo momento non sono stato? Vabbè, comunque sì, abbiamo ripreso il nostro amatissimo Dogmeat. Per cui, siccome qui c'è una zona che non abbiamo ancora perlustrato, vediamo un po' cosa ci riserva. Io tra l'altro vorrei tanto vedere qualche altro vault, però... Per il momento non ne ho trovati. Mi piacerebbe tanto trovarne. Per cui a questo punto, ragazzi, se sapete dell'esistenza di qualche vault che magari ci manca, fatemi sapere più o meno dove potrei trovarlo e noi ci andremo per voi. Ah, qua c'è pure un'altra cosa. Covenant. Aspetta, no, c'è un'altra di fronte. Dopo ci andiamo. Chi è sto tipo? Ah, Covenant. Vedi, è proprio un insediamento. È tutto molto... Swanson.
Sicuramente qua ci danno qualche missione. Swanson? La porta è aperta. La porta è aperta. Ma cosa ancora tu? Oh, ah. Salve. Jacob Borden. Nessuno che ci saluta. Vabbè. Carino qua dentro. A parte io c'ho un flash da... No, non posso esserci già stato però. Scusa. Colono. Fuori mi sa che era. Senza dentro non è tuo alleato. Ho sentito parlare di te. Sei il nuovo arrivo. Ma ci conosciamo? Ho varie cose. Cose per il negozio. Sono Talia. Piacere di conoscerti. Ehi. Ti piacerà qui. I Covenant sono tutti amichevoli e cercano di aiutarsi l'un l'altro. A me piace guardare. Per Commonwealth non sia così. Lo so. Non sarebbe magnifico se tutti si aiutassero a vicenda. Usa pure liberamente. Bella faccia, diva. E se hai bisogno di qualcosa, fammi sapere. È carina. Quindi? Vabbè, andiamo a vedere se c'è tipo. Non è tuo alleato. Allora che cosa usa i miei attrezzi? Cosa? Dopo una lunga giornata, non c'è nulla di meglio della limonata di Deezer. Ehi, Deezer. Limonata fresca. Limonata. Ne prendo un po'. Prego. Questo fresco. Ci ucciderà probabilmente questa limonata, ma. Ma c'è nessuno che comanda? Ma infatti, cioè. Voglio missioni. Mi date qualche missione? Chiave dell'ufficio. Qualcuno? Ah, ecco, c'è qualcuno. Oh, salve. Jacob Borden. Ehi là. Salve. Mi chiamo Jacob. Oh. E governo questa città. Lieto che tu abbia passato il test. Ma quale test? Sono sempre aperte alle brave persone. Puoi usare uno dei letti del dormitorio. E dovresti passare dal negozio di Penny. Ma chi siete? Apprezzo l'ospitalità. Per quelli come te, sempre. Stai alla larga dal signor Den. Ho ricevuto alcune lamentele su di lui. Den? È un mercenario. Un lavoro non molto rispettabile, se vuoi il mio parere. Ti auguro una buona permanenza. Ah, allora, io le cose sono due. O io ho l'Alzheimer, perché non mi ricordo minimamente di tutto ciò che c'è qui. Magari abbiamo fatto una missione secondaria e facendo un favore a loro. Ma chi è questo? Fonzi Stempiato. Esatto. Se eviti queste cose, andremo d'accordo. Alla gente che infrange le regole viene chiesto... Vabbè, ciao Ciccio. Ciao Fozzi, visto che mi ha detto di non andare da Dan. Buona permanenza. Vabbè, qua sono tutti sfintissimi. Qualcuno sostiene che voi nella confraternita portiate guai. Ma dopo quello che hai fatto all'istituto ti venderò tutto quello che vuoi. Vabbè, cosa vendi? Qualunque cosa ci portino le carovane. Più quello che la signora McGovern riesce a racimolare. Vuoi dare un'occhiata? Cosa? Vediamo. I migliori affari. Belle labbra. dunque, armi a giustizia. Che non è male come arma. Si potrebbe modificare un gran bene. Per cui quasi quasi giustizia. Comprato. Poi. Fucile a cecchino. Vabbè, qua non ci frega niente. Vestiario. Casco del disco. Casco del distruttore, la visiera sbiadita da croupier, me la voglio comprare. E qua non c'è niente, forcine ce ne abbiamo pure troppe, materiali niente, munizioni, ecco. Qualcosa al plasma ce l'hanno? Non hanno, questo potrebbe esserci utile perché ho in mente una cosa. Oh, plasma, eccole. Non ha tipo modifiche, cose varie, no, va bene. E noi che cosa le possiamo vendere in cambio? Le diamo la carabina da combattimento. La lama di Pikmin, cioè le mine che non so usarle, questo svelo un piccolo retroscena. Spada rivoluzionaria, questa vabbè, il pistolone. Fucile a doppia canna, perché ne ho tre? Fucile d'assalto, silenziatore con la pistola, meglio quella, revolver artigianale, ma quanta robaccia che ci abbiamo. Ok,
Cara Penny, arrivederci. Dottoressa Patricia. Mamma mia. Ma non voglio essere visitato. Ma ciao, ma chi te conosce? Ma non ha nulla da commerciare? Ma chi se ne frega, ma cioè... ma che cos'è? Carino. Il cane che se guarda il gatto. Peccato che non interagiscono. Sì, ma io mi chiedo, ma in tutto ciò, no, Talia? Usare i miei attrezzi? Che è un modo simpatico per, per invitarmi a fare roba? Porta media. Bello vedere una faccia. Gemma. Vabbè. Ma dov'è quel famoso Dan che non piace? Io proprio lui volevo. Ma è veramente strano sto posto. Oh, le case le abbiamo viste tutte là. In questa casa non c'è niente Dan. Poi quest'altra casa è la mia, teoricamente. Poi c'è Fonzie, il capo del coso. C'è Deezer, che è la dottoressa. Ah, ecco. Colono pelato. Ted. Non voglio prenderti, ma ho una montagna di lavoro. Oh, ma andate tutti, eh? Ah, forse è lui. Suonso. Puoi andare a venire come ti pare. Vabbè, bel posto. Sto Covenant, tanta roba, devo dire. C'è una vasca da bagno? Ah no, pensavo... La macchina è un posto che abbiamo già visto? Sì. Per cui l'unica è... sta cosa qua, di fronte, che non si sa bene che è. Andiamo, Dogmeat! A nuoto! Stiamo morendo tipo di radiazioni con una violenza inaudita, però... Lui nuota dietro di noi, è un po'... Ah! No, il cane è rimasto... No, sta là, Laggiù. Sì. Mi vedete, girate un attimo. Aspetta. Chi è? Eccolo, è lui. Pescatore. No. Ehi. Va a cercare un tuo posto per pescare. Beh. Sparisci. Ah. E vabbè. È raro trovare persone random che ti danno delle missioni... Infatti. Stuzzicanti. Che posto, eh? Mystic Pines. Madonna che angoscia. Vabbè, dove si entra? Fateci vedere dentro. Voglio entrare. Ma che posto è? Cos'è? Anta della credenza. Pupazzi, giocattoli, porta media. Ma porco Giuda. Oh, bene. Che ci sta? Ah, ecco. Fermi tutti. Ma io pensavo ci fosse una porta. Ho 750 nuclei. Scusa un attimo, ma sotto non c'era una porta? No, no, non c'era niente. Io non so. Dà la sensazione di essere un potenziale accampamento, ma non si capisce bene. C'è scritto il dogmi, ha trovato qualcosa. Sì, vabbè, ma tanto trova sempre cose inutili. Purino. Ti apri, ti prego. Oh. Allora, Steampack Radaway, Steampack, tizio morto in carrozzina. Ma cos'era? Tipo un ospizio? Infatti, yeah. Carrozzina ovunque. Giardinetto squallido. Terminale rotto. Interessante, sì. Bello, infatti, bel posto. Complimenti. Scommetto che ce l'ha pure completo, vero? Controlla un po'. No. No, vabbè. Non lo sapremo mai. A questo punto, Io andrei verso destra.
Vediamo un po' la mappa. Perché vedi che è molto vuoto. Su proprio... qua. Sì. Vediamo se... se vi è qualcosa qui. Secondo me là al centro c'è qualcosa. Bene. Aiuta a difendere... ma quale? Aspetta. Vedi un po' qual è. Tanto qua c'è tipo una lapide gigante... non scoperta. Ecco, di fronte a noi. Ah. Ma chi è? Discarica pulita. Ma chi è sta gente? Ah no, pulita. Ho detto pulita. No. Mamma mia. Ah, ma se vuoi sapere che volete. Nemico neutralizzato. Abbiamo finito? Già. Stavo preparando con droghe varie. No, vabbè, ma con questi. Che altro per l'energia? Tappo c'è, l'abbiamo fatto? Vabbè. Però non ci dava la missione completata, dava? Arrivederci, no. Ah sì, è finito. Ah, è finito? Che rumore era? Vento, mi sa. Così forte? Colono. Dai, fateci vedere un bel mostro gigante. Io vorrei qualcosa di un po' particolare perché... ormai non c'ho più niente, cioè il gioco l'ho finito. La storia, la main quest l'abbiamo fatta. Per cui c'è rimasta solo l'esplorazione fine a se stessa, ma non so trovare... ecco, avevo visto bene. Mamma mia. Che gente è? Gulf Rale Vagabondo. Cimitero di Wildwood. Vabbè. Granata. Boom. S'accolla sempre questo. Ah, ma lui fa rinascere tutti. Che bello. Ah, luminescente. Anche basta, aiuto. Tutti i radix. Sì, radix che avevamo. Ce l'abbiamo? Ah, sì. Spero, quantomeno. Sì, se no non li trovavo io. E sto cimitero? Cosa offre? Ce lo dà ancora da scoprire. Quindi dovrebbe esserci... quello l'ho buttato io. Ah. Hacking totale. Ah. Include il codice sorgente per aggirare una torretta. Wow. Forte. Sì. Adesso immagino ci dia completo. Vero? Arrivo, No. No. Guardiamo dentro a stessi. Ma non è che entra nelle tombe? E guardiamo i mausolei. No, era figo. Murato. Quella là. Quella è aperta. Questa pure. Mamma mia. Facciamo i tombaroli. Falco tombarolo mancava all'appello nei miei tanti ruoli. Ho fatto tutto, pittore. Hai avuto varie trasformazioni. Ma il tombarolo mi mancava. Qua tra l'altro era aperto prima, adesso c'è una porta. Mamma mia. È macabro. Saigo. C'è un predone. C'era. Capito? Ma fatemi fare qualcosa, cioè saltare è strafigo. Ma non si può prendere poi il teschio. Posso prendere il vaso di ceramica? Ma oh, che so. Aspetta. No. Se poteva. Ma che schifo, madonna. Ma che c'è su? Ah no, speravo se potesse tirare la...
Sarebbe stato bello tipo un passaggio segreto. Appunto. Vabbè, il cane sta... No, vabbè, ma che delusione sto posto. Ma fuori non c'è più niente. Niente. Mi fate uscire? Completamente inutile sto posto. Che delusione, mamma mia. Questo... Vabbè, io ho un disperato bisogno di trovare qualcosa di figo da fare. La cioè... fantasia ci hanno avuto comunque. Sì, io. Anche perché qua, se no, ragazzi, mi sa tanto che la nostra serie di Fallout è prossima alla fine, se no, perché se non troviamo qualcosa di bello... Dunque, vediamo un attimo. Andando un po' di qua... Mi sa che abbiamo... Quella sorta di palude. Rimuovi indicatore. Io non credo che quella che mi indica sia... sia quella che abbiamo già visto. E mi sa che... Che cos'è? Vabbè. Qua non c'è assolutamente niente. Niente, nulla cosmico. Vabbè, allora cambiamo zona. Proviamo ad andare a sud. Dunque, qua c'è il conservificio Longneck Lukowski. Proviamo.